Che bello, 3-2, conquistato negli ultimi minuti, conquistato soprattutto meritatamente perché la moglie di Livorno va bene, nel primo tempo forse non avrà creato delle super mega occasioni, ma la vittoria di Livorno oggi sarebbe meritata alla stragrande. E sarebbe meritata anche se purtroppo, comunque, cioè, purtroppo è stata, diciamo, una partita a cardiopalma, diciamo, una partita così. Però diciamo che comunque tutta questa, tra virgolette, sfortuna, sia nel lato suo, sia nell'azione, sia suo, anche perché il Bologna è stato un culo, sì, a volte, scusate il termine, diciamo, questa fortuna che sui rimpalli, su quella mi pare, diciamo, cioè la sfortuna di Bologna ce l'ha avuta abbastanza e era immeritata, perché comunque non si meritava di soffrire fino all'ultimo, e se poi a casa alla fine veniva a fare un pareggio era ingiusto. E credetemi, non lo dico da livornese, lo dico da, tra virgolette, spettatore della partita, che Livorno non ha meritato la stragrande e non doveva finire 3-2 la partita, ma doveva finire 2-0 o 3-1, per dire, ma mettiamola così. Comunque, è stata una gioia vedere soprattutto conquistare la vittoria così, perché comunque sì, è vero, patisci tanto, però poi avere questo patimento, questa, tra virgolette, anche un po' di incazzatura, perché ti girano un po' coglioni quando Livorno crea, però non riesce poi, o per sfortuna o per appunto non bravura, a concretizzare l'occasione che crea. Insomma, questa sorta di non lo so, di malinconia, chiamiamola così, che poi ha avuto, boom, grazie, avvantaggiato, si osa, si libera, mettiamolo così. Che bellezza, queste partite lì. Ripeto, sono tra virgolette brutti, perché comunque vanno a stare appunto col patema d'animo fino alla fine, con cedimento appunto di palle, però poi alla fine sono le più belle, sono quelle più, cioè, personalmente parlando, quelle più tirate, a me personalmente vengono uno spot. E bene o male da finire così. Comunque, ora parliamo un pochino della partita. Allora, primo tempo, diciamo, è stata una sorta di rewind, chiamiamolo così, di déjà vu, tra virgolette, della partita dello Spezia, ovvero che Livorno giochicchia sbagliando, ma non concretizza niente. Ma più che il primo tempo, diciamo, fino al primo gol di loro, mettiamolo così, perché di avesto, perché comunque davvero gol di loro così a caso, e anche mi dispiace dirlo, però io devo analizzare tra virgolette la partita, però lo dico, cioè, come si può dire, insomma, che di rispetto, vai, Bologna e tifosi. Gol realizzato dal Bologna immediatamente alla grande, che il Bologna ha giocato, non è che ha giocato male, comunque è stata robetta oggi, perlomeno ve l'ho visto, è stata robetta. E appunto, è così come è stato lo Spezia, però appunto, culo rotto, boom, 1-0 loro. Fino a quel momento, come ho già detto, Livorno dei giochiamo, non faceva niente di particolare. Parti dall'occasione dopo 50 secondi, quanto era, un minuto, di Siligardi, che ha avuto tutto il tempo di tirare, l'ha buttata di po' alla sinistra del portiere, fuori alla sinistra del portiere. Comunque, dopo il gol c'è un tempo, quindi boh, rivoluzionato tutto, rivoluzionato tutto, sia a livello anche di formazione, che a parte la formazione pare che Gualtieri comunque, no, un cazzo, scusate. No, Galavina va entrata a regola su 1-0 di loro, era un attimino di defiance, chiamavano così. Sì, è entrata su 1-0 di loro. Insomma, sia di mentalità e di Galavino, che Galavino come da titolo io gli darei un bel 10, tanto per allargare un voto suo, perché comunque è stato veramente l'uomo che ha cambiato la partita. Insomma, cambia la mentalità, bisogna prendere il gol per cambiarlo, non ci riesce a farlo prima, insomma. Cambia la formazione, si va a giocare all'incirca 4 punti, o perlomeno 3 punti e mezzo, mettevano sì, ovvero Siligardi, Galabinov, vantaggiato Kuso. Insomma, oh, 1-1, bel gol, sponda di Galabinov di petto, poi vantaggiato Boom, poi fa l'altro, prima si era sbagliato un gol, mamma mia, davanti a 1 metro alla porta, non so come aveva fatto a sbagliarlo, mi pare sempre vantaggiato, che ha tirato in bocca al portiere. Comunque, 1-1. Poi un'altra volta 2-1 loro, mentre si provava sempre ad attaccare noi, quindi un'altra volta culo per il Bologna, e qui sono sulla serie prima, che il Bologna ha avuto un culo così. 2-1 loro, 2-2, che qui c'è da dire, ecco, la nostra del 2-2. Ma per curiosità, sbaglio o non so se il regolamento o i modi di fare, insomma, dell'arbitro, quello che c'è stato oggi era completamente sbagliato da quello che appunto dice il regolamento o quello che.
che stessi lì. Su cosa mi riferisco? Mi riferisco al discorso del dei rigori. Allora, Galabinov, rigore che c'era comunque, Galabinov prima che l'arbitro rischiasse rigori, o perlomeno nel momento in cui l'arbitro poteva di rigore, ha fatto un gol, diciamo, a palombella che non si è rovesciata. Quello è Dio io, Le sono due, o fischi prima che il giocatore, in questo caso Galabinov, tira, o non fischi, soprattutto se fai gol. Cioè, la vita ha fischiato quando il pallone era già in aria, Galabinov ha già fatto la rovesciata. Metti caso si sbagliava rigore? E io lì mi incazzo, cioè, io veramente altro incazzatore di più. Perché vado, e qui dai ragazzi, mi dispiace dirlo, cioè l'arbitro tante volte la buttano completamente di fuori. E forse lo dico ora perché magari appunto riguarda il Livorno e si capita quella là stavo zitto, sinceramente, anche se sarebbe giusto, però. Comunque, meno male poi Galabinov ha fatto gol. E poi sempre Galabinov, che alla fine, diciamo, ha creato quella palla dentro all'area per Biagianti, che Biagianti l'ha messa qua nel mezzo e vantaggiato doppietta per lui, vantaggiato ma quasi sempre gol. Daniele, insomma, 3-2. So, questa era una sorta di analisi di merda, perché la faccio di merda della partita. Comunque, cosa voglio dire? Voglio dire che comunque Livorno dal primo suo tempo ha cambiato da così a così. Anzi, dal primo tempo fino al gol ha giocato di merda, diciamo così, e poi dopo il gol di loro ha cambiato tutto. Insomma, comunque, dai, l'importante è il fatto di tre punti lì, che ora ci riportano comunque nelle zone molto calde e molto alte della classifica. E niente, poi andiamo subito alla prossima di essere continui, di riprendere l'osa interrotta purtroppo con lo Spezia per le vittorie. E niente, grandi ragazzi, grandi tifoseria che come sempre incita in maniera dignitosa tutta la squadra. Niente, non ho degli altri, mi spiace solo essere un po' impappinato, però ho tante osi. Niente, non c'è di altro. Tutto questo, allora ci siete nel prossimo video. Ciao a tutti!